Il giovedì 20 settembre, come sapete, apre al pubblico la grande mostra retrospettiva di Pablo Picasso. È la terza volta, come sapete, che Picasso arriva a Milano, e questo è sempre accaduto in momenti comici, diciamo, per parlare di questa città. Arriva e ritorna Picasso con una presenza, devo dire, straordinaria di opere. Tra l'altro sarà l'ultima volta che il Museo Picasso di Parigi presta queste opere, e quindi è un'occasione unica per poter seguire tutto il ciclo, tutte le fasi della creatività di un artista che ha interpretato come quasi un esperanto tutte le espressioni dell'arte del Novecento, completamente, le ha coperte tutte, anticipando anche le dinamiche più vicine. Allora, ci siamo chiesti come poter introdurre e raccontare questa presenza, questo ricordo di Picasso Milano, che ci è sembrato, direi, quasi indispensabile riguardoci a Dario Fo. Nessuno meglio di Dario Fo può interpretare un altro protagonista come Picasso della cultura moderna, no? La capacità di interpretazione, di declinazione dei temi dell'arte della cultura del Novecento. Per un po' come Picasso è una figura che ha usato linguaggi diversi per raccontare la sua arte, il suo pensiero, e devo dire che Dario è stato subito disponibile, come sempre è stato, anche perché io mi auguro che cominci ad appassionarsi a Palazzo Reale, dove ha appena finito una mostra di sue opere bellissime che ci hanno aiutato a capire come Palazzo Reale può essere anche un luogo non solamente per esporre dei quadri, ma è stato durante la nostra vita anche un luogo per incontri, per eventi, per teatro, per dibattiti musicali, per dibattiti, per discussioni. Ed è un po' questo spirito che avremmo portato noi anche adesso che ci accingiamo per quanto riguarda l'ospitale Paolo Picasso. Non dico nulla di più, credo che il regalo che Fo fa anche in questo caso, insisto, anche in questo caso a Milano, un regalo straordinario, e con noi Felice Carpi, che come nel caso della mostra è una figura chiave nell'organizzazione della presenza di Dario in queste situazioni e a Milano, e chiedo a Dario Fo di raccontarci cosa succederà il 17 lunedì alle 21 al Teatro da Verme, e cosa succederà in replica mercoledì 19 alle 21 al Teatro da Verme. Tanto Poeni mi ha fatto questa proposta, io proprio ho fatto quasi un salto mortale su una gamba sola, perché piaceva enormemente finalmente parlare di questo grandissimo pittore straordinario, uomo, un vero alla scoperta a Natale, un uomo che ha avuto il coraggio di buttare all'aria tutte le sue figlie, nuovo, banale, e della sua età, però il suo modo di agire, di essere, per cui non soltanto lo chiamo l'antico, tutti i pittori si ripetono per notare, cioè ha studiato per i tutti, ma studiava anche proprio contemporanei, e in alcuni casi non ha badato proprio al suo rigore e, come si dice, moralità. Li ha presi in pieno e in molti casi ha condotto una specie di gara a chi arrivava prima a un pensiero, un modo, un linguaggio, una forma, un colore, e ha imparato da uno dei suoi contemporanei le tecniche. Non c'è tecnica che lui non abbia studiato. Dalla fresco, filiera di incisione, le stampe addirittura a guascia, eccetera, e tutte le forme col colore, si diceva però anche i chiodi, come vedete nei quadri, che bruciava i quadri e poi
senza pensarci due volte, una pietra per finirci sopra, oppure la terracotta, oppure tutto il sommato. E ha preceduto di anni e anni tutti i grandi pittori che hanno poi studiato e svolto modi nuovi di usare la pittura. La cosa che però mi ha meravigliato studiando, perché come tre volte più di 50 anni, io soprattutto in casa sulla Maretta, siamo riusciti a farlo arrivare addirittura a Milano, era falso però, non so se lo sapete, ma è stata una cosa che ha sballato Milano per quasi un anno. Questa, a un certo punto doveva arrivare Picasso, ci aveva promesso, eravamo andati in Francia, io ero allora studente a Brera e facevo l'ultimo anno, anzi allora mi sono passato in quel tempo l'ultimo anno per accademia. E siamo andati in massa, tutti i giovani pittori, andavamo a vedere a Picasso, con Picasso, perché per invitarlo a venire da noi e sostenerci per quello che avevamo in mente. E c'era anche il fatto importante che c'era una mostra di sue incisioni proprio alla galleria di fronte a Brera. E quindi c'era un bel pretesto per stare in linea e essere presente. E lui prometteva, poi a un certo punto abbiamo scoperto che aveva anche promesso a Milano, a Roma, e che sicuramente sarebbe andato giù a farci una mostra. E noi ci abbiamo trovato veramente come tre gatti. E qualcuno ha gridato, allora sai cosa si fa? Lo si capisce. Andiamo da qua con una piccola balsa, perché adesso lo mettiamo su un camion e lo portiamo qui di volta. E questo è per vedere che diceva così. E poi, a parte dallo scherzo, eccetera, ha detto, e se adoperassimo il personaggio che noi conosciamo bene, perché era Brera che faceva gli svolgimenti di quadrata, come si dice, cioè con il gesso riproduceva le grandi statue del Rinascimento, dicendo, era formidabile, diciamo, camuffatore di situazioni con i mezzi più strani. Bene. E l'abbiamo proposto. Perché assomigliava molto a Picasso. Cioè, era una coppia lui, era un socio. E per la stessa età più o meno. Lui ha detto di no, che non ci pensava neanche a parlare di me, di questo divenne Picasso, la volevo. Poi c'è stata una ragazza molto bella dell'Accademia, che era una bella ogni tanto di grandi artisti e studiava la Accademia, e che ha detto vado con te tutta la notte, se vieni a Picasso con me. E allora lui ha detto, allora vieni. È stata una cosa incredibile, perché abbiamo fatto un più viaggio. Siamo andati a prendere la stazione, con tre altri che lo portavano, dicendo di arrivare da Francia, e poi quando è arrivato è sparito, è scappato, è andato giù per i sottopassaggi, e tutti dicevano, c'è una massa di gente, di fotografi, di persone d'arte anche importanti che vogliono interpretare. Lui è scappato, e lui ha detto, gli avete fatto paura, lui è timido, non sapete che fa, la palla, non sembra un uomo deciso, ma vedete, tutto così, mi pare vado lì, cioè è fuggito, adesso sappiamo dove è andato, domani mattina vi promettiamo se venite a andare bene, non per bene, i dramatici che era il restauro, e passati anche per tutta la giornata, per tutta la sera. Ebbene, cosa è successo? Che abbiamo preparato e tutta la popolazione, diciamo, un'opera importante, e anche persone che non si aspettavano mai ci fosse una bella di questo genere, sono venuti. Io ho guardato uno spettacolo incredibile con clown, con gli attori che facevano i pezzi, truccati con maschere, dicendo musica, dicendo la Lando Jazz Band, facendo i due
bande stupende, e uno spettacolo già per sé, come la gente dice, ma quando arriva Picasso? Arriva, è ancora un po' timido. Sì, proprio comincio un pezzo di jazz straordinario e si spalanca una specie di tendone, e salta fuori Picasso, vestito di bianco, con una valigia, come sempre riportava una valigia, nelle fotografie lo si vede sempre così, e se ne sono andati francesi, perché da ragazzo lui è stato a lavorare in Francia e non parlava mica male. Un po' da Sarajevo, ma Picasso da Sarajevo, quello delle cadenze strane. Io si chiedevo di essere sì, del mondo, sui volte che si dicono tanto che cosa vogliamo, cosa che io non in quel momento parte un razzo di sopra giù, in mezzo alle gambe, un Picasso che dice, Picasso, ma perché? C'è un subito che dice, ma voi non riuscite i pali, che per me è lo stesso proprio che me li fate, che voi vedete, e tutti hanno capito che ce l'hanno non si sapesse il milanese, e da lì c'è stato tutto il convegno con la gente spiritosa che rideva e si incazzava per questa mezzo, si abbracciava, vedeva le orchestre che suonavano, insomma, una sera straordinaria. E di questo tempo si parla giustamente, ma l'ha venuto a sapere anche lui. Tant'è che c'è stato un giornale, ma anche se Milano notte o la notte, che ha riferito un articolo di un giornale francese, Picasso, che dice sono stato a Milano, ma non l'ho organizzato, non ero io, ero un altro. Ho fatto una cosa incredibile, ho studiato una beffa spaventosa, e mi sono rimasto meravigliato, non sapevo che i milanesi fossero spiritosi e soprattutto che stessero al gioco. Voglio proprio andarci. Vi giuro che la prossima occasione, ecco la prossima ci sta. Esattamente 2 anni dopo, a Milano, e si è stata la mostra. Ed è proprio l'anno, il mese di cura, che se lo dico, qui al Piccolo Teatro nasce il Dito della Morte. E vi devo dire che noi siamo andati a vederci per un anno e ore la mostra che è stata fatta allora, che è una mostra più o meno grande di questa. Era grande come questa. E aveva vernica in più, sì. Abbiamo mangiato, però forse dopo mi dico una cosa, non posso impressare, perché non è venuto. E poi dai, vernica falso. Vai, adesso ci devo guardare, il figlio di Picasso, che Picasso a suo tempo, che non quello di aveva cacciato in casa, perché la madre di questo ragazzino a un certo punto è stata l'unica donna che aveva il coraggio di andarsene e l'ha trattato lì su non soltanto, ma siccome lui doveva dare del denaro e a un certo punto ha detto non ti do niente, chi se ne frega, e neanche un quadro, neanche un piccolo disegno che per cui lei aveva usato, aveva fatto una cosa come 300 quadri dipinti, dove lei era protagonista di scene, di vicende, di ritratti, e non gli ha dato niente, l'ha presentata lì, questa è una via con il tuo bambino, anzi con il tuo bambino, e allora si è incazzato, non c'è è un pranzo di quelli francesi, e ha cominciato a scrivere le storie dei suoi amori. Poi ha scritto anche storie di Picasso e di altre donne che ho conosciuto anche in famiglia. Insomma, ha cominciato a pubblicare queste storie. Un foglietto settimanale andava a Roma, guardando l'anno, finché dopo il decimo pubblicazione è riuscita a convincere i suoi avvocati che mi chiamava lì, che era proprio di sussurro particolare. Tutto è andato in tranquillità, salvo in particolare che Picasso non ha più potuto vedere la sua donna, ma neanche i figli che aveva avuto lui con lei. E quando è morto, il ragazzo che è andato al funerale è stato cacciato brutalmente dal funerale, perché questo era l'ordine di Picasso. Poi, appena finita, non ha conosciuto
l'ha rifiutato come figlio. E quando però, proprio 2 anni dalla morte di Cassio, il governo francese ha deciso di ripristinare una legge che c'era praticamente, cioè il fatto che fossero figli naturali, fossero figli nati da un matrimonio, eccetera, eccetera, non c'era diversità. Cioè comunque riconosciuta la verità. Sì, ma dovevano accettare. Così che qualcuno si è trovato a identificare insieme agli altri. E siccome è un furto, tenendo il bravo, per me tutte le idee, ha raddoppiato i vantaggi e i diritti d'autore che si ricevono perché tutti i fratelli, i fratellastri, erano riusciti a prendere fino a loro. Ed è, ha bloccato film, ha fatto cose incredibili, ha ritirato i diritti, e lui che ha avuto l'idea di offrire alla casa francese il diritto di chiamare una macchina Picasso. E però ha fatto un contratto, non prendeva soldi percentuali in conseguenza tanto alla danno, no? Ma però le macchine che prendevano una piccola percentuale, prende miliardi di soldi in mondo, perché c'è tutto il mondo, è un successo strepitoso. Cosa perché l'ho comunicato? Se era questo che ci capita addosso, per il fatto che noi progettiamo una cosa come 250 immagini, di cui almeno la metà sono Picasso, un'opera di Picasso, possiamo piantare lì, andiamo in banca del tempo, abbiamo avuto una vera ritardo, va bene? Però penso che disastri. E allora abbiamo detto, lo facciamo lo stesso la mostra, con Picasso per un falso. E abbiamo, da quel giorno, cominciato a lavorare su una settimana, anche la notte, con un'equipe, cioè, con i confratelli di furto e scasso, abbiamo prodotto una cosa come 50 tavole e dipinti, tutti falsi, ma falsi d'autore. Adesso questi qua che c'erano dei vari, dice Picasso, no, falso, ma proprio falso bastardo. Allora voi vedrete in uno spettacolo tutte le creazioni che sono tutte ben falsi, orgogliosi, falsi. Questa è l'introduzione. Non vorrei dire qualche cosa. No. Difficile aggiungere qualcosa, sono dei falsi molto divertenti, sono in quei casi un falso d'aeroporto, no, sono più veri di quelli veri in alcuni casi, no? Dico, sono più veri di quelli veri in alcuni casi, perché raccontano qual è il mondo che c'era dietro questo artista e come lui ha riletto anche, no, la storia dell'arte. In questo era inevitabile che Dario raccontasse questa storia, perché insieme abbiamo fatto tanti spettacoli dedicati ai giganti della storia dell'arte. Lui ci fa sempre 2 grandi mostre che hanno cambiato il modo di vedere l'arte, quella di Caravaggio e quella di Picasso. Insomma, Caravaggio l'hanno fatto, non poteva che essere questo momento di Picasso. Ovviamente si è divertito però a superare Picasso almeno una cosa, perché ha riscritto dei testi che sono probabilmente quello che con il desiderio preso per la cosa Picasso voleva fare. Sapete, penso che questo testo è stato forse l'unica cosa dove lui non è riuscito ad arrivare dove avrebbe voluto. E beh, insomma, i testi di Dario scritti, inseriti all'interno del racconto sono veramente divertenti. Quindi adesso, volete fare qualche domanda in merito che ci interessa? Per esempio volevo chiedere, il titolo che ha questa esposizione, spettacolo, che è Picasso Desnudo, esatto, città vuol dire cose diverse, cioè secondo me, vorrei che tu spiegassi. Che lo rivela, che rivela quello che sta dietro il personaggio che noi conosciamo, ma cita allo stesso tempo un quadro famosissimo.
sapere perché tu hai messo questo tipo. Beh, prima di tutto perché lui si era innamorato falsamente di questo doppio dipinto che vedeva quello diciamo, e poi l'ha disegnato e l'ha dipinto a sua volta ancora, l'ha copiato, e ogni tanto io ho montato questo, rivedendo tutti i quadri, ogni tanto ci sono proprio le posizioni, le immagini, anche il viso di questa donna stupenda che la fai ormai assoluta. Ma la cosa che mi fa in mente è il fatto che l'amore straordinario che lui teneva per tutto quello che era il teatro, a partire dalle opere del suo paese, grandi autori di teatro del suo paese, che ha messo in scena il Pingento. E poi un'altra cosa è il teatro all'italiano. Lui veramente, sapete che ci sono almeno 500 quadri di Picasso sulla Vecchia. È una fissa Vecchia. E poi tutti i personaggi della Commedia dell'arte, storie della Commedia dell'arte. Cosa c'è, questa famosa di Giuseppe? Di mostra a Palazzo Reale sarà la Vecchino, quello più noto, più famoso che c'è, straordinario. Sì, ma anche noi lo proviamo. Certo. No, è importante, è proprio si spiega pure, quest'anno per lei la Vecchino, ma una cosa, lui viveva della Vecchino, una specie di simbiosi, perché era molte volte su molti gesti, molti fatti, sono proprio la Vecchino, adesso direttamente della Commedia dell'arte. Le sue posizioni assurde, il modo di amare, il modo di avere, il modo di rifiutare, il modo di cucire, di far promesse, di mentire anche e di appassionarsi in modo incredibile, e come i ragazzini di sentirsi se a un certo punto la donna stanca di vedere le donne che passavano di qua e di là, dietro un gioco del flip, insomma, stanca, una se ne andata, che è quella che abbiamo messo in scena. Abbiamo messo in scena la storia dell'amore con questa storia, quella che ha scritto poi, no? Quella che ha scritto tutta la storia del fumetton, diciamo. Ebbene, vogliamo dimostrare con questa cosa che abbiamo scritto sul dialogo e sulla storia di Picasso con questa donna e con altre donne insieme, che lui era entrato proprio mani, piedi, testa dentro la Commedia dell'arte. Perché le situazioni, i paradossi, gli sberletti, i gag, la satira, eccetera, delle sue storie, è proprio quello della Commedia dell'arte. E quindi abbiamo dedicato un bello spazio a questa. Ci sarà anche Franca in scena. Sì, Franca è importantissima, perché recita tutte le storie delle donne amate da Picasso. Dare di ritmo. Abbiamo sempre pensato di fare un pezzo dove si recitavano i dialoghi insieme facendo personaggi diversi, e questa è un'occasione particolare, perché è proprio una commedia questa, non è soltanto una, diciamo, una lezione, è una lezione senza che propone un uomo chiave diversa dalla sua storia, la sua partecipazione, la sua attività e la sua comunità. Ma dentro c'è anche, il teatro. Il teatro come proprio rappresentazione, dialogo, invenzione di lui. Scusa, dottore. Sì, prego. Prego. Allora, volevo sapere questo. Per ogni donna che aveva Picasso, cominciava un nuovo stile, ne inventava uno nuovo. Questa non è la Gillot, non è la Marie-Thérèse Walter. Chi è questa del figlio? Ma la fotografa, sì. Allora è la Gillot questa, certo. È la Gillot questa? È François Gillot, quella donna che piange, e questa la. È lei, allora è. Che adesso è molto valutata come fotografa da quando è morta. Il figlio di dove era preoccupato di Picasso, perché Picasso, infatti, penso a trovare, lo ha condannato, e veramente ha
come dicevo prima, ha aggredito tutte le persone che si erano resi conto di questa azione. Lei è la donna che piange, sempre la, sì, la drammatica. E cosa ha fatto l'editore? Ha richiesto che si raccontasse la storia, però senza nuovi fatti. Quella gente non aveva capito, ma si evitava di avere luce. Sai che lei, lo saprai, era un'ottima fotografa, ora molto valutata la Gillot, molto considerata in America la Gillot, le hanno fatto delle mostre di recente, perché era un personaggio straordinario anche lei, nevrotica, ma grande personaggio, e lo ha ispirato per le cose più drammatiche delle donne. Certo, certo. In modo, un'altra cosa che si deve ricordare è il suo atteggiamento che ha avuto a proposito contro il fascismo, la guerra e l'attività, soprattutto uno dei pochi in Spagna che non ha mai accettato di tornare in Spagna durante il regime fascista che imperava e bloccava e teneva sotto la popolazione. Anche quando è morto il Franco, lui non è tornato. L'hanno invitato, l'hanno proposto, ha aspettato che il regime proprio il Franco crollasse, e allora con un anno di ritardo è tornato